Storytime, Evoluzione Radio. Amici ed amiche di Storytime, bentornati qui nel nostro salotto radiofonico in onda su Radio Italia 5. Io sono Emanuele Landi e qui al mio fianco c'è un nuovo ospite da presentarvi. Sto parlando di Arturo Mazzeo, che ci presenta Pizza Italian Academy. Arturo, benvenuto ai nostri microfoni. Grazie di avermi invitato e saluto tutti i nostri follower. Allora Arturo, con te iniziamo a conoscere Pizza Italian Academy. Innanzitutto ti chiederei perché nasce questo progetto e soprattutto come mai nasce, come nasce, vai. Allora, intanto nasce nel 2005, quindi ormai un bel po' di anni fa, da una mia idea, in quanto già in quegli anni mi ero accorto che in Italia mancava proprio un'organizzazione come poi quella che ho creato, a livello di network, per insegnare a tutti la pizza a livello professionale. Cosa intendo? Che in quegli anni le uniche scuole che mi ero accorto che appunto c'erano erano solo due o tre e stanziali, cioè dovevi andare al nord, al centro o al sud, da quello che mi ricordo più o meno, per poter seguire un corso professionale per diventare pizzaiolo, cosa che non tutti potevano fare. Allora da lì è nato questo progetto che poi mi ha portato proprio in tutto il mondo. Infatti, se andate a vedere nel sito Pizza Italian Academy, realmente noi siamo ormai, si può dire, worldwide, quindi in tutto il mondo. Non a parole come qualcun altro dice di essere, ma con i fatti, perché tutte le sedi, basta che le andate a verificare e andate in qualsiasi parte d'Italia o del mondo, esistono e andate a conoscere l'istruttore e poi prendete contatti, quindi è tutto reale. Anche perché, come hai detto bene prima tu Arturo, forse non tutti avevano la possibilità di prendere parte a questi corsi e quindi non era possibile, quindi può essere una cosa molto, molto interessante. PIA Corporation, che cosa si intende? PIA Corporation è una holding con sede a Londra che detiene tutte le accademie che fanno parte del gruppo, di cui fa parte Pizza Italian Academy, Autentica Pizza Napoletana, Accademia Italiana del Pane, Accademia Internazionale del Gusto, PIA Job per il lavoro. Visto che siamo internazionali, tutto fa capo a una holding che gestisce tutto. Voglio anche chiederti Arturo, visto che prima hai parlato già più o meno delle piccole prospettive di imparare come fare la pizza, ma quali sono le prospettive di lavoro che ci sono in quest'ambito? Allora, noi abbiamo dovuto ormai da un po' di anni creare proprio un sito di lavoro, piajob.com, per le innumerevoli richieste giornalmente che ci arrivano appunto giornalmente da ristoranti, panetterie, pizzerie, veramente ormai da tutta Italia, ma direi anche da tutto il mondo. Potete andare appunto a verificare nel sito che abbiamo creato di lavoro proprio apposito, piajob.com, che è anche un'app scaricabile da Android e Apple, e veramente di lavoro ce n'è tantissimo. Io ho la soddisfazione e anche direi anche l'orgoglio di poter dire che in tanti anni abbiamo creato dal nulla tantissimi posti di lavoro. Abbiamo fatto impiegare migliaia e migliaia di persone che hanno fatto i nostri corsi, che oggi lavorano in Italia, all'estero, e alcuni si sono anche aperti la propria attività di ristorazione, e anche devo dire che qualcuno, più di qualcuno, con anche un notevole successo. E questo mi rende veramente orgoglioso, perché persone che ho visto io nascere in questo ambito da zero, che mi avevano contattato, a noi, a tutto il gruppo, con alcuni quando posso ci parlo io personalmente, che erano rimasti disoccupati o che avevano questo sogno nella loro mente e non conta più l'età ormai, oggi sono realizzati. Poi sono andato anch'io, quando ho potuto, molto spesso anche ad andarli a trovare di persona, e devo dire che questa è una cosa che mi riempie appunto di orgoglio e soddisfazione.
Arturo, è davvero molto, molto bello come stai raccontando questa storia e d'altronde io da amante della pizza, da buon meridionale, da buon campano, sono contento che questo progetto possa portare tanti posti di lavoro. Tu quali particolari realizzazioni oppure sensazioni hai avuto attraverso Pizza Italian Academy? Per esempio, ecco, oltre a quello che ho detto prima, ecco, intanto volevo fare una piccola menzione a Napoli, perché noi a Napoli ci siamo da tantissimi anni, da poco dopo l'inizio del progetto Scuola Pizza Italian Academy, e Napoli è una città, chiaramente essendo la città della pizza, e siamo stati i primi a Scuola Network, perché dico scuola, mi piace chiamarla Scuola Network, sì, perché siamo veramente in tutto il mondo, e una delle prime sedi è stata aperta, era stata aperta a Pozzuoli, poi è tutta Napoli e dintorni, ormai in Campania siamo in qualsiasi provincia. Quindi devo fare un ringraziamento particolare a Napoli in sé, proprio Napoli comunque, infatti non a caso dopo è nato il marchio dedicato proprio alla pizza napoletana, Autentica Pizza Napoletana, che anche poi c'è il sito autenticapizzanapoletana.com per dare anche risalto a questo particolare stile. E allora poi voglio chiederti, Arturo, come si fa a capire che ha avuto successo, che poi questo progetto, come dicevi tu, sia esploso e si sia un po' ramificato un po' dappertutto? Allora, questa è una domanda particolare che posso rispondere solo in un modo, a livello non solo mio personale, ma generico. Si capisce che hai avuto successo quando vedi che altri iniziano a imitarti, a copiarti. Quando noi, nel nostro caso, Pizza Italian Academy, siamo nati, all'inizio proprio, diciamo, agli esordi, le altre due o tre scuole che esistevano, stanziali, appunto, come dicevano, che vuol dire che erano fisse solamente in un'unica città, e ci prendevano anche un po' in giro, pensando che non fosse possibile fare quello che stavamo iniziando a fare, e a volte anche screditandoci anche. Poi con gli anni, non potendoci, diciamo, fermare, hanno iniziato anche loro a cambiare idea e iniziare a scimmiottare un po', a imitare quello che noi facevamo. Anni a venire, infatti dopo hanno anche smesso di criticarci, perché sennò dopo dovevano criticare anche loro stessi quello che facevano. Anni dopo invece ho visto nascere tante scuole, alcune nascere, la maggior parte direi, nascere e morire, imitando proprio completamente il nostro stile, credendo che sia facile. Non lo dico perché sono io in primis a guidarlo, ma ti assicuro che creare, oggi abbiamo più di 180 pizzerie affiliate in questo momento, ti assicuro, in tutto il mondo, ti assicuro che non è affatto facile. Quindi creare una cosa così, come qualcuno pensa, da zero e arrivare in poco a questi livelli, non per presunzione, ma ti assicuro che non è affatto facile. Adesso non dico come ho fatto, perché non si però ti assicuro che non è affatto facile sia farlo che continuare poi a mantenere tutto nel tempo. Allora, Arturo, prima di ovviamente passare ad altro, ti chiederei ovviamente che soddisfazione comunque ti dà questo lavoro. Hai detto comunque che tanti comunque hanno cercato di imitarti, però è normale, è normale, perché quando una cosa è successo, poi in qualsiasi ramo, qualsiasi ramo, poi trovi, come la Coca-Cola, o prima o dopo, non ricordo se è nata la prima, la Coca-Cola o la Pepsi, però chiaramente si imitano a vicenda, sì. Quindi è normalissimo, poi chiaramente, no? Quindi vuol dire che comunque questo è la dimostrazione che allora hai fatto qualcosa di successo. E una delle soddisfazioni che abbiamo avuto è fare, per esempio, l'anno scorso, e non è stata la prima volta, un corso proprio al carcere. Ci ha chiamato la direzione del carcere di Vibo Valentia, è stata una bellissima esperienza, e io ho mandato lì un istruttore tutti i giorni, lì avevano imbastito proprio un reparto pizzeria, poi io sono stato lì un giorno, il giorno finale, per la consegna dei diplomi, e devo dire che alcuni sono ancora lì perché devono finire di scontare la pena, ma ho saputo che un paio di loro sono usciti e hanno subito trovato lavoro. Quindi anche questa è un'altra cosa che mi ha riempito di orgoglio, sapere che anche persone che hanno avuto questo tipo di problematiche nella vita, grazie a Pizza Italian Academy, oggi hanno cambiato radicalmente la loro vita.
Altre cose che posso menzionare, persone appunto che anche durante la pandemia erano rimaste senza lavoro, e di tutte le età, perché ormai non c'è più un'età per poter ricominciare completamente da zero la propria vita, ci hanno contattato anche in quel periodo e oggi hanno ricominciato, stanno lavorando, alcuni sono andati a vivere all'estero, e quindi anche questa è un'altra cosa che mi fa particolarmente piacere. Cioè, ormai il nostro è un lavoro che aiuta, cioè non solo in sé ad insegnare chiaramente la pizza a livello professionale, ma aiuta proprio a chi vuole rimettersi in gioco e vuole realizzare il suo sogno di imparare per poi lavorare o aprirsi un'attività commerciale. Questa, con il nostro metodo, è veramente possibile, ci sono i fatti che lo dimostrano. Arturo, allora io ricordo anche i contatti social, oltre che il sito che abbiamo ricordato, pizzaitalianacademy.it. Mi raccomando, sfogliatelo, visitatelo per maggiori informazioni anche sui vari corsi. C'è la pagina Facebook, Pizza Italian Academy Real. Siamo anche in YouTube, in Instagram, qualsiasi tipo di informazione appunto tramite il sito, compilate il form e avrete tutte le risposte via mail e anche telefoniche che potete richiedere tranquillamente. Quindi ormai diciamo non ci sono, quando una persona ha la passione, e parliamo in questo caso la passione per la pizza, questo lo scriviamo, lo diciamo, lo dimostriamo, puoi lavorare in tutto il mondo, chiaramente compreso Italia. Io mi stupisco di una cosa, che ogni tanto guardo poco la TV, però mi capita anche attraverso altri mezzi di comunicazione appunto di vedere, di sapere che è vero, non lo nego, che c'è disoccupazione, c'è crisi, però ogni giorno poi mi contattano tantissime pizzerie e non riescono a trovare il pizzaiolo. Allora uno può domandarsi, allora perché non glielo mandate voi? Perché tutti quelli che fanno i nostri corsi, che hanno voglia, subito li aiutiamo a trovare lavoro. Subito. Allora anche loro si meravigliano, no? E ci dicono, scusa, ma fate i corsi, come mai non li avete liberi? Perché quelli che vogliono lavorare, lavorano subito. È la cosa incredibile. Quindi poi ci sono altri che mentre stanno lavorando, infatti trovate i curriculum nel sito, nell'app piajob.com, noi li incitiamo proprio a inserire il loro curriculum, perché poi magari dopo un po' vogliono cambiare, o magari per tanti altri motivi possono accettare anche altre offerte di lavoro, no? Certo. Quindi, ma c'è una richiesta di pizzaioli, panettieri e cuochi incredibile, incredibile. Quindi io mi meraviglio com'è possibile che ci sono persone che stanno a casa, io veramente mi meraviglio, e aspettano il lavoro, magari lamentandosi anche, dicendo che ma non c'è lavoro. In realtà vi posso garantire, chiamatemi, guarda, lancio questa sfida, chiamatemi come Pizza Italian Academy, fate il corso. Non lo dico perché allora sembrerebbe, è ovvio, ma questo vuole venderci il corso. Vi posso garantire che i posti di lavoro esistono in Italia, pur essendo in questo momento, e poi lo è da sempre, perché io ho iniziato a lavorare a 20 anni, e da quando ho iniziato a lavorare nei primi anni 90 già si parlava di crisi, forse c'era sicuramente anche prima, però siamo ancora qua, quindi la crisi secondo me ci sarà sempre, ma almeno nell'ambito della ristorazione il lavoro, vi garantisco che in Italia o all'estero c'è, eppure tanto, vi aiuto io a trovarlo, vi lancio questa sfida. Allora visitate il sito, contattate Pizza Italian Academy anche attraverso la mail. Arturo, prima di andare c'è un ringraziamento in particolare che vogliamo fare? Allora, io ringrazio in primis tutti gli istruttori che sono pizzaioli professionisti, che hanno creduto e continuano a credere a Pizza Italian Academy, perché un pochino anche a loro, specialmente a qualcuno in particolare, ha cambiato veramente la vita, anche che già facevano i pizzaioli e tuttora lo fanno, però anche a loro un po' ha cambiato in meglio chiaramente la vita. Quindi per primo voglio ringraziare tutti i maestri, che poi oltretutto trovate nel sito pizzaitalianacademy.it e .com.
In secondo, chiaramente non da meno, tutte le persone che hanno creduto in Pizza Italian Academy facendo i nostri corsi, che oggi le abbiamo ripagate avendole aiutate appunto a trovare un posto di lavoro. Ovviamente chi è stato appassionato particolarmente della pizza, chi è stato anche disposto a volte anche a farsi qualche chilometro in più da casa per andare, perché se è vero che il lavoro c'è, ma a volte il lavoro bisogna anche andarselo a cercare appunto, e quindi a volte devi farti anche qualche chilometro in più. Io vabbè, che faccio un altro tipo, sono imprenditore, ma io vado in Costa Rica, vado in Santo Domingo, negli Stati Uniti, in tutta Europa, cioè di chilometri ne faccio, ma vado per fare appunto business, quindi non è che aspetto che mi vengono a cercare o a bussare alla porta. Ho creato tutto io da zero, come? Andando con la valigetta, andando a farmi tantissimi chilometri, tantissime interviste, tantissimi colloqui e tanto altro in giro per l'Italia e poi per il mondo. Quindi non dovete fare per forza così, però in piccolo, se dovete fare, questo è un mio consiglio, 10 chilometri o 15 per andare a lavorare, fateli, perché comunque intanto non è detto che quel posto di lavoro sia per forza quello che dovete fare tutta la vita. Poi magari avete trovato un lavoro a 20 km da casa, tra un anno o due potete trovarne un altro anche più vicino, se volete per forza stare a casa. Quindi ecco, a volte persone che non trovano lavoro sono anche persone che hanno delle pretese anche un po' particolari, anche di stipendio particolari. Ecco, nel nostro ambito gli stipendi sono variabili, però vi posso garantire questo, per chi poi andrà a fare, io intendo il pizzaiolo o l'aiuto pizzaiolo, però da quello che io so vi posso garantire che gli stipendi in questo ambiente sono comunque più alte a quello che guadagna per esempio un impiegato alle poste di primo impiego. Questo ve lo posso garantire, anche a un professore supplente o di primo impiego. Molto spesso un ragazzo di 20 anni guadagna di più, se è bravo, chiaramente, nel nostro ambiente parlo, e anche a volte di primi impieghi delle forze dell'ordine, ve lo posso, e rischiano anche la vita. Quindi vi posso garantire che se poi invece una persona ha pretese che vanno oltre o particolari, a volte allora non lavora, dicendo, come chiamiamola anche scusa, no, ma io questa paga non vado a lavorare. Poi si va a vedere, molto spesso sono paghe più che dignitose. Esistono anche situazioni in cui si fanno offerte, non da parte nostra, noi facciamo solo corsi, io dico nell'ambiente, offerte magari che non sono per niente dignitose o altro, ma quelli sono a mio avviso casi isolati, perché tutte le volte che io sento imprenditori che si rivolgono a noi, no, e li trovate anche appunto, ripeto sempre, in piajob.com, sono comunque offerte di stipendi più che dignitosi o dignitosi, quindi ve lo posso garantire. E comunque vi consiglio proprio di frequentare questi corsi e, come diceva prima Arturo, fare qualche chilometro in più, perché anche per la pizza ne vale assolutissimamente la pena. Arturo, allora io ti ringrazio di questo bel viaggio nel mondo della pizza e di Pizza Italian Academy, e soprattutto vi invito a visitare le pagine social e il sito per maggiori informazioni, e restare su Radio Italia 5 perché un'altra storia vi attende tra poco.